Per preparare lo gnocco fritto abbiamo prima di tutto fatto il lievitino mescolando lievito e zucchero con poca farina e poca acqua tiepida. Lo abbiamo fatto riposare una mezz'ora in ciotola coperta di pellicola, poi abbiamo aggiunto il resto della farina, l'acqua, il sale e poco olio d'oliva e abbiamo impastato. Anche questo impasto ha lievitato per 30 minuti, poi lo abbiamo steso, tagliato in rettangoli, messo su di una spianatoia cosparsa con poca farina e fritto in abbondante olio di semi. Abbiamo farcito con ricotta e pancetta per la versione salata e con crema pasticcera e marmellata di viscole per la versione dolce.